Ciao ragazzi, eccoci qua, tornati su FIFA 16. È veramente tanto tempo, ragazzi, che non vi porto un gameplay su questo gioco qui. E quindi oggi mi sembrava l'occasione migliore di più in assoluto. Aggiorniamo tutto quanto il catalogo perché guardate un po', ci sono i mega pacchetti ultra, super, mega rari e mancano soltanto 3 ore e 28 minuti. 55.000 crediti. 1100 FIFA points, io ho oltre 325.000 FIFA points. Fate un po' voi i calcoli, ragazzi, e andiamo a spacchettare questi 20 pacchetti rimasti. Voglio assolutamente un giocatore rosa, un Futis, un qualcosa di splendido, però qui non abbiamo assolutamente nulla. Secondo tentativo, e scrivetemi nei commenti voi chi avete trovato. Qual è il giocatore Oscar Mega Galattico che siete riusciti a trovare spacchettando? Qua non c'è assolutamente nulla. E andiamo, continuiamo la serie. Niente, attaccante destro nemmeno. Beh, Di Maria. Continuiamo la scalata. Apriamo altri 1100 FIFA points. E skippiamo adesso. Niente, altri 7000. Portiamo a casa. Se ci sono anche giocatori, ragazzi, magari forti, che butto via o altro, non importa, perché come ben sapete ho la formazione tutta blu e via dicendo. Ah, che cavolo, niente da fare, altri 6.008. Mi sa che sprecherò soltanto soldi, ragazzi. Mi sa che non troverò nemmeno un Futis rosa, un Oscar, qualcosa. Niente, perfetto. Attenzione, Da Silva. Almeno abbiamo trovato uno così, dai, vediamo, mettiamo sul mercato. Varrà almeno 5.000, sto schifo. 16.000, 10.000, oh. Non mi interessa assolutamente nulla, io butto via tutto, ragazzi. Non mi interessa assolutamente nulla. Andiamo avanti così, andiamo avanti. Deve esserci la fortuna almeno. Niente. Gli ultimi tre pacchetti avanti così. Questo non lo schippo, non lo schippo. Penultimo pacchetto, io non ci voglio credere. Dai, almeno in questi 20 pacchetti da 55.000. Marcelo, ma io ce l'ho ipertoti, come cavolo è? Iperatomico ce l'ho. Quello lo possiamo buttare via anche. Dai, dai, l'ultimo pacchetto. Dai, almeno concludiamo il campionato così. Buffon, ragazzi, alleluia, alleluia, ragazzi. Vediamo quanto vale. Non ho assolutamente visto la valutazione di questi 50.000. Siamo seri? 50.000 soltanto? Mi tengo soltanto Buffon e tutti gli altri li possiamo scartare. Almeno uno, ragazzi, l'abbiamo trovato. Questo pacchetto non è più disponibile. Va bene. Apriamo questo qua. Ah, questo è dei giocatori in prestito. Vediamo un attimo. Ramos. Che mi frega, Ramos anche ce l'ho Toti. O quando cavolo era quell'altro. Vabbè. Pacchetti. Andiamo. Questo qui. Manca un giorno e 3 ore. Io ho 303.000 FIFA points. Andiamo. Ne voglio assolutamente un altro. Chiaramente non voglio consumare tutti quanti i miei FIFA points, ragazzi, ma vorrei almeno trovarne altri due, qualcosa, dai. Giusto per avere un bel pack opening assurdo. So che molti hanno trovato parecchi Futis, però hanno spacchettato veramente per 2 giorni di seguito. E dopo aver utilizzato 30.000 FIFA points, io butto la spugna. Sono contento, ragazzi, per un certo verso. Diciamo che almeno ho trovato Buffon Futis qua. E vale anche intorno ai 50.000 crediti. Abbiamo visto, quindi, dai, sono abbastanza contento perché vedendo anche le valutazioni di tutti gli altri giocatori, fanno veramente schifo le altre valutazioni. C'è Totti nel mercato trasferimenti, ce n'è a centinaia di Totti. Veramente, con 10.000 crediti ve lo portate a casa. E ditemi voi sotto nei commenti appunto quali giocatori avete trovato. Questo qui è stato l'ultimo pack opening del 2016, ragazzi, di questo FIFA 16 qua, perché
tra un mesetto, quanto tempo mancherà, ragazzi, uscirà FIFA 17, quindi immagino che tutti quanti aspettino il nuovo FIFA, ragazzi, per cominciare nuovamente a spacchettare eccetera eccetera e diventare matti dietro a fare tutte le solite cose. Io anche penso, ragazzi, che aspetterò FIFA 17, qua non farò assolutamente più nulla. Ditemi voi che giocatori avete trovato, se avete spacchettato, ditemi tutto quanto. Io vi saluto, vi ringrazio e noi ci vediamo al prossimo video.